Ministro, mi scusi, la regione Campania è l'unica regione che non ha fatto il contratto con i navigator. Lei che cosa, lei che cosa dice? De Luca è contro assolutamente, perché dice si fanno altri precari, ed è l'unica regione. Io posso dirvi che non avrei mai immaginato si potesse arrivare ad un'assurdità tale. Voglio spiegarlo ai cittadini campani, che ogni giorno hanno a che fare con i centri per l'impiego campani. In Campania abbiamo circa 500 dipendenti dei centri per l'impiego. Non bastano, sono troppo pochi, vanno formati e vanno potenziati. Io da Roma sto mandando altre 500 persone in Campania, 471 per l'esattezza, per dare una mano ai centri per l'impiego campani nei prossimi tre anni. Se la regione non firma... La regione dice che non li vuole. Tra l'altro questi sono 500 giovani campani laureati. Io spero che la regione ci ripensi, per una semplice ragione. La regione, in conferenza Stato-Regione, mi ha detto che voleva un aiuto per i centri per l'impiego. Tra l'altro, non assumendo i navigator, De Luca e il PD in Campania rinunciano anche a circa 70 milioni di euro per mettere a posto le strutture dei centri per l'impiego, perché anche le sedi dei centri per l'impiego non sono adeguate, i computer, i software, è tutto da ristrutturare. Dopo che per 20 anni ci hanno fatto una testa così, dicendo che in Campania i centri per l'impiego non funzionavano, io sono il primo ministro del lavoro che gli manda decine di milioni di euro, 500 persone in rinforzo, e lui per una questione politica, per fare un dispetto a me, non se li prende. Sta facendo un dispetto ai campani.